Sostengo questa iniziativa che mi pare assolutamente necessaria per rilanciare, la crescita e l'occupazione in Europa. Io credo che la strada migliore sia quella di promuovere investimenti nei tanti settori che hanno sofferto durante la crisi per carenza appunto di investimenti come quello delle infrastrutture, dei campi dell'energia, dell'informatica, dei trasporti. E quindi io credo che il segnale che è stato dato nelle recenti elezioni del Parlamento europeo da parte di chi ha votato contro l'idea europea debba essere raccolto e recepito, mostrando che l'Europa è in grado di fare gli altri passi necessari per uscire dalla crisi. Abbiamo bloccato, credo con successo, la crisi che poteva avere delle conseguenze disastrose sulla stessa sopravvivenza dell'euro. Adesso abbiamo lo scopo primario che è quello di far ripartire la crescita e far una seria politica di rilancio degli investimenti, soprattutto per ridurre la disoccupazione giovanile.